Allora, i comuni, per favore. Allora, è molto interessante, do con grandissimo piacere la parola a questa comunità che ci ha accolto per 2 intense giornate di lavoro e che continueremo sicuramente a, come anche le altre, a frequentare. Ed è importante, è interessante che qui ci sia anche un po' uno storico che accompagna la comunità, quindi c'è tutto un lavoro sulla storia del gioco. Che è qualcosa anche di, insomma, di particolarmente interessante per la Val Camonica, quindi do con piacere la parola, non so chi vuole cominciare. Franco. Ok, la balacrela è il gioco per antonomasia della Valle Camonica. La Valle Camonica è una vallata incuneata nelle Alpi, no, delimitata a sud dal lago d'Iseo e a nord da un'alta catena montuosa formata dal gruppo dell'Adamello. Sul lago le pareti della montagna cadevano a picco sulle profonde acque del Sabino, che è il lago di Iseo, per cui per secoli la Valle Camonica è vissuta in un sostanziale isolamento. Nella preistoria la Valle Camonica, adesso lo dico non per fare del marketing turistico, ma è bene che lo sappiate, la Valle Camonica era un luogo centrale delle Alpi, tant'è che è divenuto il primo sito UNESCO, Patrimonio Mondiale dell'Umanità, per le 300.000 iscrizioni rupestri che ci sono sulle rocce della Valle Camonica. Era un luogo assolutamente centrale, nelle Alpi. Poi in seguito, dicevo, è vissuta in questo sostanziale isolamento dovuto dall'orografia, le montagne da una parte. Lateralmente, e sul fondo il lago, quindi si poteva accedere o valicando dei dirupati valichi alpini o veleggiando su delle chiatte sul lago. Quindi questo prima si faceva un po' l'apoteosi del viaggio come scoperta, apertura, eccetera. Ecco, al contrario, noi che siamo caratterialmente dei bastian contrari, facciamo l'esaltazione dell'isolamento, perché questo isolamento è pur vero, il viaggio comporta contaminazione, dispersione di identità, eccetera, mentre l'isolamento in qualche modo rafforza le identità, le preserva dalle contaminazioni esterne. E questo è quello che è avvenuto in Valle Camonica col gioco della balacrela. Intendiamoci, qui non stiamo parlando di quisquiglie e mi spiego bene. Il gioco della balacrela non nasce in Valle Camonica. Non nasce in Valle Camonica. Io ho piacere che questo rilancio, col supporto della Regione Lombardia, avvenga in quest'anno 2018, dichiarato anno europeo dell'identità culturale. Perché? Perché il gioco della bala, il gioco della palla, in dialetto ebala, della palla, è un gioco degli antichi romani, che hanno esportato in tutta Europa. I romani hanno esportato l'arco tondo, hanno esportato il diritto in tutta Europa e hanno esportato il gioco della bala. Il gioco della palla in Europa è un fondamento dell'identità europea, no? A partire dai romani. Poi c'è stata questa amnesia nel primo Medioevo, poi è ricomparsa poi sulla fine del Medioevo, i giochi della palla. Ecco, e qual è il merito della Valle Camonica? Rispetto perché poi dal gioco della palla sono nate una miriade di giochi ancora in auge al giorno d'oggi, con percussioni diverse, racchette varie, tamburelli, palle di varie dimensioni, eccetera. Però il gioco romano è il gioco nostro della Valle Camonica. Questa è la palla, vi prego di non usare il diminutivo pallina, perché sarebbe un'offesa all'identità di questo, che è la madre di tutti i giochi sferici italiani.
compreso il tennis che deriva da qui, compreso tanti altri giochi che vanno in auge oggi. Il nostro merito è di merito o demerito, ecco, dipende da come si legge la vicenda storica, è di aver preservato questa identità e grazie anche al supporto della regione Lombardia, io spero che venga apprezzato per quello che è questo gioco che in Valle Camonica, che nei paesi della Valle Camonica, fino a un 50 anni fa, era praticato su tutti i paesi, circa una trentina di paesi dislocati su tutta la vallata, che è lunga circa 70-80 chilometri, su tutti i paesi, era praticato perché la domenica, il giorno di festa, era tripartito, una per la polenta in famiglia a mezzogiorno, il secondo per le funzioni religiose, la messa, il vespro, eccetera, il terzo per il gioco in piazza. Il gioco in piazza, intendiamoci, non è un trastullo fanciullesco, è un gioco collettivo per adulti di strada. Quindi sulla piazza del paese confluivano quelli che giocavano, ma tutto il resto del paese, perché questi incontri avevano una fortissima valenza simbolica dal punto di vista della riproposizione di quelli che erano i fondamenti culturali della comunità, e della riproposizione della verifica di queste idee e un valore simbolico sulle gerarchie di potere all'interno del paesello, perché intendiamoci, noi parliamo oggi di globalizzazione, ma al tempo parlare già era tutto incistato dentro i singoli paesi, raramente anzi quelli che andavano amorose nel paese vicino, un chilometro, due chilometri, rientravano, rischiavano la pelle perché erano presi a sassate da quelli degli altri. Quindi incistato. Poi nel corso ovviamente del tempo c'è stata questa apertura fra i vari paesi, il primo passo della globalizzazione è avvenuto lì, dove i paesi si sono aperti, e quindi un forte campanilismo fra paese e paese, eccetera, che adesso per farla breve, perché non vorrei neanche rompere più di troppo, comunque questa fortissima tradizione è entrata in sofferenza quando sono all'alba del consumismo sono apparse le automobili, che negli anni 40-50 era il massimo del valore. Possedere un'automobile ti dava prestigio e per parecchie generazioni di giovani, di ragazzi, l'aspirazione all'automobile è stato, ecco, le piazze, le strade che erano il luogo della socialità del gioco, hanno lasciato il posto alle automobili. Da qui si è entrati in sofferenza. I paesi posti sul fondo valle dove passa la strada di comunicazione, il gioco è scomparso, è rimasto nei paesi terrazzati sui fianchi della montagna, e continua ancora oggi. Intendiamoci, i paesi dove oggi si pratica sono ridotti a 7 o 8, però è un numero esiguo di 7 o 8 paesi che però stanno prendendo coscienza di una tradizione antichissima e dei simboli che va a incorporare e trasmettere, perché perdendo il gioco di strada si perde la socialità, una possibilità di incontro, una possibilità di dialogo intergenerazionale, perché oggi sapete voi meglio di me di come la socialità si disperda nei super, come si chiamano, mercati, super, quello che è, sulle relazioni virtuali, eccetera, eccetera, mentre la fisicità, che è questo valore che perdiamo anche perdendo il gioco di strada, quella va smarrendo. E questo, è con questa consapevolezza che noi continuiamo a tenere in vita questa tradizione che, come ripeto, risale al tempo dei Romani. Adesso do la parola ai miei amici, che io sono più che altro un chiacchierino che parla e mentre loro giocano. Ecco.
Grazie a tutti, sono contento di essere stato con voi e aver avuto la possibilità di ascoltare voi per primi, e come avete capito la salvaguardia per noi prima di tutto è Franco, che bisogna salvaguardarlo perché è la storia della nostra associazione, quindi il primo da salvaguardare oltre alla pallina c'è Franco. E lei ci dà una mano a mantenerlo fresco. Niente, io non vado sui dettagli del gioco, che poi andrà a Lino, che è il più tecnico, è molto, molto più tecnico di me. La nostra associazione è partita proprio al bar, andando a parlare appunto dei nostri nonni che giocavano al bar, cioè la domenica mattina ci trovavamo, io poi avevo il campo fuori della porta, quindi le nonne passavano, mettevano degli assiccioni di legno sopra le finestre, perché la casa mia praticamente era il fondo della battuta, quindi le palline arrivavano su, e la domenica pomeriggio la prima cosa da fare era infilare le assi, e i ragazzini dovevano solo guardare, perché era proibito per noi toccare quella pallina lì, era proibito. Praticamente parlando al bar con Denis e gli altri, praticamente abbiamo detto proviamo, una pallina ce l'abbiamo, c'è anche la crela in giro, la crela praticamente è quel volgarmente chiamato il tamburello, comunque la crela sta per setaccio, che poi è rivestita di pelle che può essere di daino o di pecora, dipende da quello che si aveva al momento. E praticamente siamo partiti così, abbiamo preso la pallina, abbiamo preso la nostra crela, siamo andati fuori nella piazza, abbiamo cominciato a fare due tiri, e praticamente da lì è partita poi la voglia di ufficializzare la cosa, quando poi abbiamo saputo che gli amici di Terzano, già loro, perché a distanza era breve tra il nostro paese, però era una comunicazione che mancava, praticamente due tiri con la pallina, due fotografie, a noi in questo caso i social ci hanno fatto da espansione, hanno visto, ci siamo messi insieme, abbiamo fatto le prime sfide, e da lì poi è partito il discorso di fare un'ufficializzazione dell'associazione, e la cosa è funzionata, è giovanissima la nostra associazione, però nel giro di poco tempo abbiamo fatto dei grandi passi, visto questo passo che per noi è enorme, e sperando che non sia l'ultimo, e sia un gradino che ci porta una gradinata appunto a conoscerci tra di noi. Quindi spero che l'associazione ci darà una mano a farci avere un volantino con tutte le possibili comunicazioni che potremo avere con le altre, e per appunto un interscambio di curiosità, la curiosità della vela, la curiosità del birilli, la curiosità della palla, cioè di andare appunto a intercambiarci. Niente, adesso lascio la parola a Lino, che va sul discorso tecnico del gioco. E mi è di dovere ringraziare innanzitutto la dottoressa Zingari, perché io sono un abitante di un paesello di 280 anime, e diciamo questo sbalzo non si era nemmeno ipotizzato fino a qualche settimana fa, diciamo così, ecco, un paio di mesi fa. Si era soliti, come giustamente si diceva, giocare nei paesi, nelle piazze, ecco, e quindi poi tutto ad un tratto è sorto un fiorire veramente, e un modo di operare che ha superato ogni aspettativa. Cioè una cosa che era chiusa a livello di una via, di una viuzza, come si diceva, e è diventata una cosa che, non dico un'autostrada, però il fatto di essere, di aver fatto un pezzo di terreno per venire qui da Terzano a Desenzano, e da Valle Camonica un po' una situazione, ecco, fa capire l'importanza di questa cosa. Ho ascoltato molto attentamente tutte queste cose, anch'io condivido il fatto che ci sia qualche elemento di comunità, e quindi per me la parola chiave, si diceva la parola chiave, che veramente ho assimilato questo aspetto importante, che tra di noi ci sia condivisione e anche proprio interscambio di
tutti questi bei giochi che sono stati presentati. Noi eravamo fermi al nostro. Il nostro è molto semplice, viene rispecchiato da quel quadro che ci sta un po' alle spalle. Ecco, inizia tutto da quella pallina che vi diceva Franco, che quella pallina lì ha circa 100 anni. È una palla, giustamente mi ridarguisce sempre su queste cose, è veramente una palla, che quella lì ha minimo 100 anni, questa più o meno ne avrà 30, e siamo riusciti, scandagliando un po' tutto il nord Italia, a trovare un artigiano che ci facesse sul... più o meno come era quella originale, una pallina in questo caso sintetica, però che rispecchia tutte le caratteristiche della palla iniziale. E siamo arrivati a Costa di Mezzate, che è stato un artigiano della provincia di Bergamo, ci siamo ben forniti con l'aiuto anche delle nostre così istituzioni territoriali che ci hanno dato una mano, e ci è costato l'occhio della testa, perché facciamo il conto di circa 10.000 euro per fare 500 di queste palline. Abbiamo disturbato un chimico della Pirelli, così si dice, perché era difficile. Comunque, a queste dimensioni rispecchia, quindi l'attrezzo principale, questa pallina, rispecchia tutte le caratteristiche iniziali, proprio sotto l'indicazione molto rigida del nostro Franco. La pallina com'è che inizia? Inizia a viaggiare e dopo un rimbalzo sulla bala crelo, appunto gioco della bala crelo. La crelo è... crelo lo dice il nome dialettale, una specie di setaccio, mettiamolo così, dove al posto di avere una rete di ferro per lasciare i sassi piuttosto che lasciare andare la sabbia, ecco, è rivestita da una pelle di pellame di animale, solitamente di capra, qualcuno dice di capra, qualcuno di vitello, bel teso, ben conciato, dove questa pallina picchiata, non bisogna, perché il giocatore fa la rincorsa, inizia la fase di gioco, la butta, cerca di beccare la crelo che sta sul pavimento, dopo di un rimbalzo tutto calcolato, si spinge tutto con la mano destra a sinistra, se il battitore è destro a sinistro, e inizia il gioco. È come un po', adesso paragono assurdo, e qui il mio Franco Comella mi redarguisce, la palla di tennis, si fa la battuta in alto, si butta, invece quella lì si butta sulla crela che rimbalza, inizia a viaggiare ad una velocità, badate bene, di circa 80-100 km all'ora, ok? Quindi la velocità è abbastanza veloce, la pallina è piuttosto di dimensioni non molto grandi, e se guardate quella foto, ce n'è uno che ribatte e l'altro che si gira per paura di prenderla sulla testa. Quindi siamo a questi. Il gioco è come il tennis, si sviluppa con due squadre di circa 5, 6, 7 persone, non di più, perché le piazze sono mediamente lunghe, 50-60 metri, il gioco è di queste dimensioni di lunghezza. La palla inizia, c'è chi batte, chi robatte, il tennis ce n'è uno, due, lì ce ne sono quattro che da una parte, 4, 5, 6 dall'altra, e inizia la contesa. La contesa con il punteggio che solitamente come quello tennistico, 15, non c'è orario di gioco perché una partita può durare una mezz'oretta se la squadra avversaria è un po' una faloppa come si suol dire, e può durare anche 3 ore, quindi non ha un tempo determinato, non ci sono i tempi supplementari, solitamente si va al punteggio del 5, al 5 sempre con le mani. Ovviamente con le mani è concesso in via straordinaria fino al colpire con i piedi, con il ginocchio, sotto dal ginocchio e dalle mani fino a metà braccio. Sopra sarebbe, se viene colpito o presa, diventa fallo. Ecco, poi un'altra cosa che va sempre detto, questo gioco si sviluppa con un contatto che è quello solitamente dialettale. Franco ha scritto un libro, in questo libro che ve ne faremo dono quando ci verrete a trovare, e vengono riportate tutte le frasi, tutte le parole, e sono quelle, e non in italiano, sono tutte cose dialettali, comune, dove i giocatori se la fanno fuori quando stanno giocando attraverso questi messaggi e queste situazioni. Quindi si gioca... Attualmente sono 6 le formazioni che giocano,
L'anno prossimo inizieremo, dopo tanto tempo, a fare un campionato appunto Camuno, e da lì poi si spera che le cose vadano sempre avanti come speriamo e auspichiamo tutti quanti. Grazie di nuovo, dobbiamo anche tener conto che siamo qui a nome di un sindaco che ci ha spronati su questa cosa, sindaco di Gianico, che è un paese che poi nel memoriale l'anno prossimo ricorrerà il decennale della Madonna, della Madonnina di Gianico, del Monte di Gianico, che penso che non ho titolarità nel dire, ma sottolineo questo aspetto perché è una cosa a livello mondiale, cioè una cosa bellissima che sin d'ora approfittiamo anche dell'occasione per tenerne conto e per inserire sulle vostre date di calendario, perché sono cose importantissime. Comunque questo sindaco ci ha spronato e seguiamo un po' anche le sue, tra virgolette, indicazioni. I contatti con la regione Lombardia piuttosto che con la regione Veneto e quant'altri sono importanti, e li tiene questa persona che è molto sensibile a questo nostro gioco. Quindi viva i vostri giochi, viva il Duc de la Bala a Creelo della Alca Monego. Una domanda velocissima, perché siamo sempre più in ritardo. Io vedo da queste, mi sembra di capire da questa foto, quella che è anche là esposta, giocate con le cacce? Chi è che spiega cos'è la caccia? No, non spiego. No, io la spiego in modo semplicissimo, perché sì, lo so, ma io non raccolgo la provocazione, la spiego in due parole. Io la spiego in due parole, non raccolgo la provocazione. Dicevo che il discrimine fra il gioco storico tradizionale e il palmo come strumento di battuta e la palla di 4 centimetri soda, cioè piena. Ecco, allora io ritengo, sono una specie di jihadista lì, degli infedeli, degli assoluti infedeli, quelli che adottano la palla del tennis, ecco, queste cose qui vanno a inficiare l'integrità della tradizione storica, e per me, io, loro lo sanno che li minaccio fisicamente se assecondano i giochi con la palla da tennis, perché la palla piccola e soda e il palmo della mano come unico strumento di battuta è quello che caratterizza il gioco storico dei romani, perché poi di giochi ne sono derivati a centinaia. Ecco, la caccia, lo dico in due. Allora la caccia la dico in due parole, siccome lui mi ha provocato, io la dico in due parole. La caccia non è altro che quello che è la rete nel gioco del tennis, solo che la rete è fissa e nel gioco della palla si sposta a seconda di come viene. Questa è meravigliosa. Bravissimo. E com'è che la stabilisci dove sta? No. Allora, no, allora senti, adesso anche lui è un po' provocatore, dice il guanto, siccome io sono purista non accettavo molto questa storia dei guanti, no? Perché i nostri nonni, bisnonni, antenati si facevano punto d'onore giocando a mano nuda, intendiamoci, quelli erano fabbri, boscaioli, minatori, eccetera, avevano le cose, però io sono stato messo nell'angolo, ho perso, mi sono arreso perché mi hanno dimostrato documenti alla mano che un tempo qualcuno si fasciava la mano con delle strisce di cuoio che chiamavano coramela. Il nome dialettale è coramela. Ecco, allora di fronte a questa contestazione io non ho più potuto oppormi all'uso del guanto.
Grazie, grazie, grazie per la sinteticità nella spiegazione. E allora ringraziamo i giocatori e gli lo storico della palla della Bala Galabrela de Alca Monega. Scusami, io voglio chiudere con una battuta, se mi permettete, scusatemi. Ecco, Manoli. Dicevo prima che la valle ha conservato questi caratteri antichi grazie al suo isolamento. Uno di questi caratteri è il linguaggio. Il nostro dialetto è definito dagli altri territori bresciani l'ostrogoto. Allora nel nostro dialetto c'è un detto popolare che dice che la dure la bala crela. No, che la duri la botta bella della bala crela, cosa vuol dire? E che duri la storia, la favola bella della bala crela.